A Teramo la giunta comunale ha dato il via libera al progetto definitivo ed esecutivo per migliorare la sicurezza strutturale, l'efficienza energetica, impiantistica e funzionale del complesso dell'ex monastero di San Giovanni in Piazza Verdi. Questo storico edificio ospita l'Istituto Superiore di Studi Musicali Coreutici Gaetano Braga e la Chiesa delle Benedettine di San Giovanni. Con la documentazione ora inviata all'ANAC, il comune può procedere alla gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori, il cui avvio è previsto per i primi mesi del 2025. L'intervento è di grande rilevanza sia per la posizione urbanistica sia per gli effetti culturali e sociali e sarà finanziato con 9.544.000 euro. Pronti alla gara d'appalto per la ricostruzione e l'adeguamento complessivo del Braga, un'opera importante che ha ottenuto nel corso delle ultime settimane il raddoppio del finanziamento con 9 milioni e mezzo complessivi, che porterà ad un intervento significativo che dialoga con gli altri due cantieri dell'area, un'area che oggi ha una potenzialità di prospettiva straordinaria con il cantiere del Mercato Coperto e del Teatro Romano. Ricostruzione del Braga che segna un ulteriore passo importante nel percorso di rinascita della nostra città. Il mese scorso la cabina di coordinamento Sisma, guidata dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, ha approvato un aumento di circa 4 milioni di euro al finanziamento iniziale. L'incremento, quasi il raddoppio appunto, del finanziamento che ci ha consentito ieri in giunta di approvare il progetto esecutivo dimostra che le risorse stanziate inizialmente non erano adeguate per un percorso di ricostruzione che grazie al lavoro che abbiamo messo in campo con il commissario Legnini prima e il commissario Castelli poi ci sta portando alla rigenerazione urbana e all'adeguamento sismico di tutte le nostre strutture. Grande soddisfazione è stata anche espressa dal direttore dell'Istituto Musicale Braga, Federico Paci. Sì, è un momento molto bello e diciamo chiude l'iter di statizzazione se vogliamo, quindi recuperando la nostra gloriosa sede e meravigliosa sede chiudiamo finalmente tutto il percorso che da 10 anni a questa parte è partito sul salvataggio del nostro conservatorio, sullo sviluppo che sta avendo il nostro conservatorio e finalmente andremo a riprendere anche la nostra sede che è stato anche un punto fisso e soprattutto un punto di riferimento per noi e per le nostre attività.